Ciao a tutti, un nuovo video, Emma. Mi vedete per la prima volta con l'apparecchio. Ho messo l'apparecchio, ma non sto registrando questo video per l'apparecchio, ma perché dobbiamo aprire il regalo di Brando del compleanno. È un regalo molto grande da parte dei nonni e degli zii. Quindi adesso giro la videocamera e la andiamo ad aprire insieme. Allora, eccolo qua, questo è il regalo, è un recinto, praticamente ci serviva per aiutare Brando a imparare a camminare, perché lui, come sapete, ancora non cammina. Lui sa gattonare, sì, e quindi ho scelto io il regalo, è una cosa utile, diciamo. Ok, ce la possiamo fare. Sarà complicatissimo, dammi qua, non buttare a terra, dai. Ce la possiamo fare, mettiamo sul letto, anzi facciamo, diamogli a Brando, così gioca. Tieni Brando, eccolo qua, facci vedere che c'è. Wow, ma è bellissimo, adesso lo montiamo. Allora, stiamo preparando tutti questi pezzettini, abbiamo dovuto incastrare questi gommini, quindi per chi magari compra un recinto, piano piano vi spiego un po' come. Poi sono usciti questi stickers, che carini, e poi guardate qua che carini, questi cosini per giocare. E poi la rete, bello. Ora vediamo come si monta, insomma. Allora, praticamente questi vanno su, quindi qui dovete agganciare questi due. Molto semplice, solo che con i bambini non proprio, diciamo. Ok, uno e due. Allora, ecco qua, stiamo montando. Ora vi faccio vedere, praticamente sotto vanno questi pezzettini con le ventose. Quindi molto semplicemente va questo qui a fianco, facciamo uno grigio e uno bianco e poi si spinge questo. Ma aspetta, ecco qua. Quindi questo è il lato praticamente che poi va a terra. Allora, ecco qua, stiamo cercando di modellarlo, di fare tipo un esagono, più o meno. Non stiamo capendo molto, ma ce la faremo. Allora, mettiamo gli stickers. Vabbè, aspettate, il cancello come si apre? Qua? Dall'interno? Ah, ecco, così. Il cancello si entra. E qua mettiamo gli stickers. Si vede? Allora, questo qua così. Uno. Poi. Mamma, io. Uno a te, l'occhio, uno a me. Lo stai mettendo giusto? Ma ecco qua, poi abbiamo il nasino. Un attimo. Il nasino. No, questa è la boccuccia, che cos'è? Te la do, aspetta. Uno a te. Non toccare. E così sei fuoco. Poi lo puliamo. Uno a te, occhio che si rompe, mettilo bene. Qui. Poi abbiamo le orecchie. Qui. No, questi vanno qua. Sto guardando pure le istruzioni. Meno male. E poi abbiamo le guanciotte, modellino, aspetta, uno, due, tieni la guanciotta, uno, e due, tieni, vai, carina? Oddio, figurati, ecco qua, e le orecchie, queste erano le orecchie, aspetta Emma, un attimo. Tieni. No, alza le mani di qua che sono grandi. A posto. Ok. Voilà! Ce l'abbiamo fatta, ma tu a che punto sei? Vediamo. Wow! Ma sei stata più brava di me! Bravissima! Ah, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dovuto fare un rettangolo perché non sappiamo perché.
come se è più piccolo di quello delle foto, no? Mancano dei pezzi. E avevamo sbagliato a mettere il cancello, in effetti va così, l'apertura va ovviamente all'esterno. Molto carino. Allora, probabilmente la misura è diversa, cioè nel senso ci sono varie misure, pensiamo noi, perché qua vedete viene proprio un quadrato e invece viene un rettangolo. Grazie. Brando, ti piace? Ti piace? Per il tuo compleanno, sei contento? Ovviamente non va su questo tappeto, ma avendo le ventose va appoggiato su un pavimento e poi all'interno va messo un tappeto. E ora dobbiamo organizzarci, ovviamente. Bimbi, vi piace questo recinto? Vi state divertendo? Oh, sono contenta, bravi. Ti piace, Brando, il tuo regalo di compleanno? Babù, butta un bacetto? Un bacetto? Bravo! Fai un cuore, Em. Ciao!